dottore pizzaiolo, insegno la pizza a 360 gradi, ho una scuola a livello internazionale e da me vengono dei ragazzi che vogliono fare formazione. Un amico mi ha parlato di un ragazzo molto ambizioso che voleva crescere nel mondo della pizza acrobatica. Mi sono accorto subito che aveva talento, i primi tocchi dell'impasto mi hanno fatto capire che aveva una buona manualità. Abbiamo iniziato 4 anni fa col primo corso, è stato con me 2 mesi, poi è ritornato l'anno scorso, abbiamo fatto un altro 2 mesi di formazione, gli ho fatto fare il primo campionato mondiale dove ha fatto il terzo posto in classifica. Quest'anno ha ripetuto la stessa performance portando a casa un altro terzo posto, ma a livello mondiale un ottimo risultato. È un ragazzo molto umile e l'umiltà ti porta verso nuovi orizzonti. Geniale, pazzo simpatico nel senso positivo, perché per esercitare la professione del pizzaiolo acrobatico deve essere un creatore, un artista, ma senza premeditazione, cioè creare al momento, quindi ci vuole un tocco di malizia, di furbizia, di pazzia. Il futuro di questo ragazzo lo vedo a livelli altissimi, perché ha margini di crescita e lavoreremo anche a far sì che lui l'anno prossimo dal terzo gradino del podio riuscirà a salire sul primo gradino del podio. Allora, la soddisfazione più bella è che il ragazzo viene da un altro continente. Non so quanti sono i chilometri, non lo so quantificare, ma lui viene dal Giappone. Perché l'Italia di pizza ho imparato a fare? L'idaina shisho Zeppe Clavero no sonzai o shitta kara desu. Si chiama Yusuke Matsuda e ha anche un nome d'arte dato da me, detto cannolicchio. Jibun no chōsho wa shintai nōryoku ga takai koto desu. De, pizza dake ga akrobatto suru n dewa naku, jibun mo issho ni akrobatto suru waza ga hontou ni tokui to shite masu. Jibun de iu no mo hen desu ga, hokori ni omotte masu.